La musica non va bene, no, 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 no. Sono il titolare della antica e vecchia fabbreria. Una volta era uno stabile dove c'era il fabbro, dove costruivano e fabbricavano il ferro, e c'era anche il maniscalco, dove la domenica arrivavano con tutte queste belle carrette e mettevano a posto sia i carri sia i cavalli. Da 50 anni praticamente questo posto qua fa ristorazione e io sono il comandante di questa vecchia fabbreria da 25 anni. Parto da Molfetta, la passione per la cucina e la passione per le donne mi ha portato a Bologna. Faccio una classica cucina bolognese, trattiamo il culatello, le carni, le paste, il tortellino, con un pizzico di fantasia. Le cose sono cambiate, quindi fondamentalmente il passatello, esempio, che è un piatto dove si mangiava prettamente in brodo, noi lo serviamo con del culatello croccante, una crema allo zafferano e dei pistacchi croccanti in uscita. Essendo classico pugliese, mi diletto e ho fatto assaporare dei piatti anche di pesce al bolognese. Il mio successo è quello di utilizzare un prodotto mirato e la scelta del prodotto. Esempio, la tagliata della Q maiuscola, dove mi fornisco al gross market, è più di 10 anni che mi rifornisco e ho quel prodotto che non è sgarbata, è sempre delicata e rimane tenera al taglio. E non parliamo anche della fiorentina, che se presa una fiorentina e gross market ce l'ha di quelle belle frollate di un certo livello, quando io arrivo al tavolo dal cliente che il cliente ha affrontato un viaggio e arriva un po' arrabbiato, ecco, mangiando una fiorentina di questo genere io ho tranquillizzato la sua giornata. Come sono andato?